Buongiorno Castagnier, uno sbarco da quattro punti. Ah, voi siete sempre con quelle domande aggressive, eh? No, vediamo a giocare la nostra partita e sperando di migliorare le nostre prestazioni esterne, tutto qua. Le preoccupazioni della vigilia di Castagnier sono anche quelle del presidente Pellegrini, che sotto qualificata scorta, pochi minuti prima dell'incontro, si avvia in tribuna. Il Bari vive sulla sponda opposta a quella dell'avversario a livello di entusiasmo, ma deve fare a meno di Bivi, che riceve il premio Chevron per i 20 gol segnati l'anno scorso in B, ma che prende posto in panchina per una perfida gastrite. Ma gli sguardi, non certo indiscreti, degli oltre 40.000 spettatori sono tutti per loro, per i re del gol, Rumenig e Raidalt. E Rumenig si fa ammirare presto con una poderosa punizione, ribattuta dal palo. Il Bari tiene bene il campo, nell'Inter c'è Bredi che proprio non va. Il Bari è autoritario, ma sulla sua strada trova anche l'arbitro Bergamo che ostacola la corsa di Cuccovillo. Zenga si sente forse un po' solo e cerca un amico, regalando la palla a Sclosa, ma poi ci ripensa e l'amicizia è presto interrotta. Ma non può rimediare Zenga quando dalle retrovie arriva come un torrente in piena Giovanni Loseto, lo stopper, non perdona, e l'1-0 per il Bari. Nella ripresa Castagnier erudisce il pupo, Cucchi, e lo manda in campo al posto di Bredi. È la mossa vincente, a livello di dinamismo l'Inter cresce parecchio. Ma il Bari va vicino al raddoppio con Detrizio, che colpisce alla traversa su cross di Piracino. Castagnier soffre tantissimo, Pellicanò sembra insuperabile. Rumenig trova in Loseto un controllore asfissiante e potente quanto lui. Ma l'Inter pareggia al 19°, angolo di Fanna, correzione di Altobelli e per Tardelli è un giochetto spingere la palla in rete. Per Castagnier è la fine di un incubo. Se Castagnier in settimana si era sentito Silvio Pellico, per Tardelli come il machiavellico principe, il fine giustifica i mezzi. Piracini, però così non si fa. E giungono negli ultimi 10 minuti gli altri due gol. Cucchi mette al centro, Cavasin finisce a terra e Rumenig non ha problemi. Al 40° arriva anche la terza rete. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Baresi dal limite manda la palla nell'angolo alla destra di Pellicanò. Al di là dei difensori del Bari ci sono due interisti. Per Bergamo tutto regolare, per Bolchi proprio no. Ma io dico che noi oggi abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo, abbiamo preso quella traversa che a quel punto avrebbe chiuso la partita. Io non amo parlare degli arbitri, oggi dovrei farlo e lungamente, però sono talmente arrabbiato che preferisco stare zitto ancora una volta. Castagnier, allora, primo obiettivo centrato. Sì, mi pare che la vittoria sia meritata perché abbiamo giocato il secondo tempo a una porta praticamente, a parte qualche momento. E la determinazione della squadra e la voglia di vincere è venuta fuori, per cui penso che questo sia un passo importante per noi.